Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta mattutina. Allora, oggi mi tolgo gli occhiali, oggi voglio iniziare in questo modo. Buongiorno Andrea, ti vedo già collegato e io ti faccio entrare immediatamente. Vedo che sei mattutino come me, ma non mi fa... Allora, ecco. Ok, ora ti ho invitato. No, sto guardando fuori. Bella, buongiorno. Cioè, io sono a casa ancora qua che mi devo svegliare, mi devo lavare la faccia. Invece tu Buongiorno. bello arzillo. No, Ardillo è un'altra cosa. Giuro che Ardillo è un'altra cosa. No, non è il termine corretto, diciamo. Non è proprio il termine corretto, vero? No, per niente. Ma buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno Miki. Buongiorno Allora, anche a tutti quelli che ci sono. che si stanno collegando e quelli che ci vedranno poi successivamente, perché guarda, ti devo dire che sono tanti, perché questa rubrica sta piacendo e poi io credo che quando si aspettavano magari una donna, invece si trovano un uomo e si chiederanno: ma com'è che ci fa questo qui in collegamento con Miki, che di solito ci sono delle belle donne? Me lo chiedo anch'io, a quest'ora del mattino me lo chiedo anch'io. Mi viene naturale chiedere, soprattutto che sono in un parco e non so neanche se sto parlando ad alta voce o no. Va bene, allora entriamo subito nel vivo perché tu sai che io ho circa 15 minuti da passare con te, quindi adesso per 15 minuti sei tutto mio, Assolutamente. ok? Senti, allora cominciamo a... Ti chiedo subito la prima domanda che faccio a tutti, ma tu intanto cosa c'entri e come ci sei arrivato nell'associazione con V-Pride e poi che cosa ti ha dato questa associazione? Ci sono arrivato tramite la Giraldi Editore, che è l'editore che pubblica i libri di Curvy Pride, ed è stata una bellissima esperienza e mi ha permesso di parlare apertamente di bulimia, di obesità anche, di un sacco di cose che avevo dentro e di poterle condividere perché difficilmente di solito riescono a dirle, cioè si sentono parlare gli uomini magari di queste cose qui, più un argomento che Verissimo. tende un po' più al femminile, ma solo perché magari le donne hanno anche più coraggio di parlarne in questo. Certo, forse anche per cultura, no? Nel Sì. senso che magari l'uomo deve mantenere una certa aplomb Sì. su certi argomenti, Io non ce no? l'ho mai avuto l'aplomb, quindi. Ma per fortuna! E quindi ti hanno chiesto anche a te di scrivere qualcosa per Curvy Ti Pride, dirò, a giusto? me è venuto fuori abbastanza naturalmente, perché bene o male quando vidi al tempo non so, l'estratto di Curvy Pride che chiedeva questo tipo di partecipazione, io avevo appena iniziato ad avere il coraggio di pubblicare quello che scrivevo, sempre grazie a Giraldi, che fra l'altro ringrazierò sempre. E quando mi trovai, mi ricordo ancora come si chiama? No, non il ticket, mamma mia, si vede che è presto. Il foglio di presentazione del concorso, io ho saputo subito che avevo qualcosa da dire a riguardo. E ho scritto il mio primo racconto di quel tipo, cioè parlando un po' dell'ansia, un po' non proprio strettamente subito dei problemi che avevo attraversato, ma dell'ansia del riviverli dopo che li avevo attraversati. Cioè, una volta terminati, una volta che non avevo più quel tipo di problema col cibo, sarà sempre un problema per me, però non più come una volta, riviverli in una sorta di passività. Perché il passato fa uno spavento incredibile. Mi fa più paura il passato certe volte dell'acqua profonda, e l'acqua profonda mi fa un sacco paura. Guarda, hai detto una cosa molto molto interessante che condivido, che il passato tante volte ci spaventa e ci fa paura. Queste sono parole sante, perché a volte non è tanto arrivare a
a uscire, diciamo, dal problema, ma rimanere fuori da quel problema, no? E quindi da qui il passato che un po' incombe. Aspetta che mi si sta addormentando il braccio nel frattempo. ho conosciuto anche tante belle persone con Curvy Pride. Devo dire che ho una maglietta rosa shocking bellissima. Caspita, ma non ti sei messo la maglietta rosa shocking? No, ma perché per devo andare a un appuntamento. Sarebbe stato un po' curioso dall'altra parte, però sarebbe stato decisamente difficile da spiegare. Invece, guarda, il mio cardinalino, la mia camicetta. Facciamo una cosa: noi ci conosciamo solo, diciamo, perché ci siamo sentiti. La prossima volta che c'è occasione, perché poi noi viviamo anche abbastanza vicini, entrambi con la maglietta Curvy ci facciamo una foto per l'associazione. Assolutamente, bisogna che sia un po' verso l'estate, perché tendenzialmente. Sì. Tendenzialmente io acquisisco risorse durante l'inverno, quindi mi vedo anche qui un po' più tondo, dovrei anche fargli un po' di barba. Così, verso maggio-giugno sono un po' più in forma, così sono più tranquillo anche io. No. Allora, guarda, ti leggo un commento di Fabi che dice: con te, Andrea, Curvy Pride ha guadagnato una persona splendida. Allora, non lo so se sia vero. Ma insomma, non possiamo mettere in dubbio la Fabi, no? No, Fabiana è meravigliosa, davvero. Poi ha questo occhio super lucente che illumina tutto, è una persona super accogliente. E le voglio un sacco bene. Solo che avere a che fare con me non è semplice, perché io vado per periodi alterni. Nel tennis ci sono tutti i giorni. Poi dopo scompaio, entro nel mio mondo, faccio veramente come gli orsi, entro in letargo e un po' mi assento. Poi sarebbe bello partecipare di più, senza dubbio, ma anche perché credo che alla fine Curvy sia solo, come dire, nonostante Curvy indichi un certo tipo di problematica, un certo tipo di idea, tutto sommato il concetto che sta dentro l'associazione è molto più allargato, anche perché sennò veramente al di là delle forme del mio corpicino, fa strano anche che magari uno come me stia dentro Curvy Pride, nonostante però io l'abbia scritto anche sul curriculum, cioè, l'ho scritto anche sul CV, perché tutto sommato ne sono fiero, perché non è solo una questione di peso, non è solo una questione di aspetto, è una questione di accettazione e accettare se stessi al di là dell'estetica, proprio accettare la persona che si è dentro il corpo. Vero. Questo è difficilissimo e ne ho conosciute di persone belle e magre e tutto quello che si vuole che avevano delle difficoltà gigantesche in questo, quindi Curvy non è solo le curve del corpo, Curvy è un principio, io credo, almeno io lo vivo così, un principio che sta dentro la persona, non fuori. Certo, ecco, e da lì comunque è iniziato un po' anche un aspetto della tua vita, cioè quel tirare fuori, quello scrivere e mettere, diciamo, nero su bianco il parlare di te e di un aspetto anche complesso di te, poi ti ha aperto un po' le strade per altro, perché tu hai continuato a scrivere. Sì, anche in quello purtroppo vado a periodi alterni, ci sono i momenti che mi riesce meglio e degli altri che mi riesce peggio. Ho scritto per entrambe le edizioni del libro, dei libri di Curvy Pride, una prima anche, che è stata proprio la primissima, e poi ho iniziato a spostarmi anche un po' verso la poesia, ma faccio ancora fatica a chiamarla io poesia in primis, perché ci credo ancora il giusto, no? Quindi allora quando uno non ci crede tanto fa fatica poi a convincere gli altri, figurati se non è convinto se stesso. Ma forse è solo il termine, sai, che magari il termine sembra una cosa pomposa, no? E invece io invito tutti a andare a seguire Andrea, andare a cercare quello che lui scrive, anche proprio i video che tu hai fatto. C'è uno che è bellissimo, che è quello che tu mi hai mandato, dove ti devo fare i complimenti, perché veramente è molto d'impatto quando tu parli proprio del fumo, quindi un altro aspetto legato alla dipendenza.
Oh sì, quello forse è una delle cose che ho amato e odiato di più. Adesso io un po' che non lo vado a rivedere, però è stato. L'ho usato come leva per smettere di fumare. Ed è anche. È stato bello farlo. Bello. Non è vero, non è vero. È stato pesante farlo in realtà. È stato bello per altri aspetti, ma nel mentre. Nel concepire la sofferenza in realtà che ti porta a una dipendenza dalle sigarette, che fra l'altro è incredibilmente sottovalutata ancora adesso, nonostante si sappiano tranquillamente le cause, cioè cosa può portare, le complicazioni, se ne parla in una maniera. Non se ne parla, in realtà non se ne parla perché si toglie dai film, si mette l'IQOS al posto delle sigarette. Io ci tenevo. Mi hanno suggerito di passare all'IQOS, però io ci tenevo proprio a non avere più neanche la gestualità, perché la gestualità è una parte importante del vizio del fumo. E ad un certo punto la detestavo talmente tanto che no, se devo smettere, lo smetto completamente. E una riflessione che invito tutti i fumatori, ma anche quelli dell'IQOS, perché questa è una cosa che va al di là. Del fumo, della combustione, diciamo, che va a intaccare il respiro. Non esiste praticamente nessun'altra droga, e voglio chiamarla proprio volontariamente così, nessun'altra droga conosciuta, ti permette di vivere nella società, dovendone assumere tra le 10, le 20 e qualcuno anche 30 dosi giornaliere. Senza che nessuno faccia una piega. Cioè, nonostante sia una dipendenza clamorosa, visiva, che si vede tutti i giorni, nessuno fa una piega. Cioè, per me è una cosa inconcepibile. E io che ho lavorato per anni nella ristorazione, a vedere i posaceneri che adesso si riempiono di IQOS, che fra l'altro ne fumano il doppio, anzi, glielo voglio dire di persona, ne fumate il doppio. È una Per roba terribile. compensare, no? Per Per compensare, è una cosa terribile perché rimane una dipendenza. Poi magari non si muore di cancro ai polmoni, però rimane una dipendenza. E non, le dipendenze sono nate per riempire dei vuoti, bisognerebbe interrogarsi su quei vuoti. grande, grande parole e veramente sono importanti queste parole che tu stai dicendo, perché hai ragione, è sottovalutatissima. E poi hai detto un'altra cosa che una dipendenza anche in sé una gestualità, quindi non solo un'assunzione, ma anche proprio tutto un comportamento corporeo di abitudini, e forse bisogna anche andare a vedere quelle per capire come, diciamo, risolvere un po' questo tipo di problema. Interessantissimo quello che tu dici. Io, guarda, sto quasi per finire la nostra diretta, quasi mi dispiace, accidenti, Andrea, dobbiamo riorganizzare qualcos'altro. Però ti faccio un'ultima domanda che ti vorrei chiedere oggi, quando ti guardi allo specchio, dopo un percorso che hai fatto tu o anche interno, sia insomma attraverso la scrittura, che io invito tutti a non sottovalutare perché è un grande elemento per riuscire a entrare dentro noi stessi, a capirci. Oggi Andrea cosa vedi allo specchio? Andrea, quando. No, parlare alla terza persona sembra Berlusconi. Scusami, cosa Io, vedi quando ti guardi allo specchio? quando mi guardo allo specchio adesso. Allora, dipende un po' dalle mattine, perché ci sono dei giorni che. Credo questo sia comprensibile a tutti: uno si sveglia, ci sono dei giorni che si piace di più o di meno. E dei giorni in cui la faccia che vedi ti sta più o meno simpatica. Al di là di questo, al netto di tutto, alla fine dell'equazione, io quello che vedo. È una persona che, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, magari 10 anche addirittura, ha fatto molti passi verso la persona che vorrebbe essere. E non ce l'ho magari ancora fatta, forse non ce la farò mai, ma tutta la strada che mi porta, che ogni giorno faccio anche sbagliando, mi porta sempre vicino a un traguardo che non so se sia raggiungibile, ma l'importante è percorrere la strada che va verso. E va bene così, va bene così. Io non sarò mai un nostalgico. È stata troppa fatica. È stata troppa fatica per non essere contento del presente e tendere verso il futuro, soprattutto. Quindi, viva gli specchi che ci dicono ogni giorno chi siamo. Certo.
Certo, assolutamente. E anche guarda, io non lo so, ti devo rinvitare un'altra volta a parlare di certi argomenti perché adesso io avrei 2 milioni di domande da farti, ma lo sai che abbiamo finito il tempo, È stato veramente Caterina. No, veloce, veramente veloce. cioè, è stato un incontro rapido. Rapido, rapido. Ho avuto incontri fugaci più brevi in realtà, quindi spacciati per amore, fra l'altro, Non andiamo oltre a questo però. No, per discorso l'amor di e Dio, per io l'amor ti di Dio. auguro buona giornata e ti ringrazio tanto perché il tuo intervento veramente è di grande spessore e mi stai aiutando a trattare certi argomenti con grande leggerezza, tu come i tuoi colleghi e io sono veramente, veramente felice. Andrea, per me è stato un vero piacere Anche per me, averti in diretta. assolutamente molto contento anche io. Grazie mille, buona giornata a tutti, buongiorno da te e a chi Buon ascolta. lavoro! E buon lavoro, è vero? Ah già! Buon appuntamento! E ci Grazie vediamo con la magliettina rosa di mille. Curvy Assolutamente, Pride! assolutamente, assolutamente. Ciao! Ciao amici, ciao ciao ciao. Ciao!